Buongiorno coccodrilli, oggi un buon giorno speciale come ogni domenica. Eccola, sì già, anzi è bella, eh? Fa l'occhiolino, linguaccia, che bello raga. Quanto è bella. Ragazzi, ve lo dico sempre, ricordatevi dei vostri cari che non ci sono più, perché è fondamentale, ti aiutano in tante situazioni, quindi è bello, bello. Io ricordo la Zigiana, ce l'ho ancora vivo. La sento spesso dentro di me e come vi dico sempre, è questo che io voglio tramandare, a parte i scherzi, le cavolate che faccio, però queste sono le cose più importanti. Una cosa, c'è un altro padre spio dietro il coccodrillo, eccolo. Ciao zia, saluto tutti i coccodrilli. Ci sulla Vespina! Che bello! Sta pieno! Che bella la Vespa, ragazzi! Con la mamma! Buongiorno! Ah, che sega questo! Buongiorno! Buongiorno sto cazzo! Ma vuoi far via un goccio di cazzo di qui? Ah! Oh. Fammi perdere più tempo, quella! Al facciamo un letto e quella! Ancora non ho preso un caffè! Ma perché? Che hai fatto? Che hai fatto? Oh! Che hai fatto, no? O no? Fatte le seghe! Da chi? Da chi? Cazzo. Oh, che spettacolo, eh! Una mattina! Si parte proprio, eh? È uno? Non è un bacettino! È verde! Fammelo piace, no! Comincia a bestemmiare! No, Ma come lascia via? Voleva un bacetto! Ma vaffanculo, va! Oh, meglio ancora! Colazione tipica umbrish, patata arrosto e una fetta di prosciutto. Ah, altro che raga, le tradizioni, la domenica. Un bacetto però, oh, vieni qua, nonno, vai un bacetto, no? Oh, guarda quanto sei bello, fa un sorriso. Che sorriso? Fa un sorriso, dai. Rido da che? Da che? Io non so ridere. Non fa niente. Provi, fa così. Sì, non mi fa ridere. Ride. Sì. Meglio. meglio. Vaffanculo. Oh. Ah, lei è sempre bella pimpante con questo. Ma quanto sei bello, Guarda che bei capelli. Fermi che io sto incazzata che me la taglia tutte, guarda. Perché? E che ne so. Non c'è più Maradona adesso. Punto. Davvero? Che stai a guardare? Stiamo a vedere da questo che ho levato il laccio dal piede. Porra bestia. Ah, sempre cose belle, guardi, eh? Però, vabbè. Ricordo che ultimi giorni, martedì sera, due fortunati pranzeranno qua. Fate swipe, acquistate la canzone su iTunes e mandatemi lo screen. Quanto sei bello? Senti, pennellino. C'è nasce il sole. Col pennello. Ti costi giù, ci Sta zitta, la molica. C'ha ragione nonna, però, quando c'ha ragione, c'ha ragione. Io non ragiono mai. Nonna Mari, c'ha ragione lui? Lui vuole per forza. Ah, ecco. Sempre ho pranzo? No. Perché? Perché sto bene. Quando? Tanto sto bene, che almeno non c'ho nessun davanti che mi rompa l'anima. Però quando ci sono io te ingozzi, eh? No, quando sei tu mi rompi con io. No! Oh, questa è una cosa che mi piace particolarmente. Coglie le ciliegie. Sono super affezionato alle ciliegie, a parte perché è il frutto che mi piace di più. E poi perché la ciliegia... Quanto comandava. Così va piano. Zia! Come si è comportato? Come si è comportato? Malissimo! Perché? Ma il cincillà? Poi guardaci! Poi guardaci! Vedi come mena?
Sotto palla. Signore, l'hai trovato l'angelo della mia vita, è venuto adesso. Ciao Anna Maria, se mi fa incazzare meglio. No, che c'è Anna Maria al telefono. Che c'è? Tiri l'acqua, tiri. Da chi? Lei lui come sta pronto per farmi una mammuccata? No, no. Chi è? Pronto? Chi è lui? Chi è? Il figlio della mignotta, chi è? Eccolo. Questo signore mangia tutto questo pesce? Il signore si fa i cazzi su, eh. È vero? Sì. In questa maniera proprio? Bene, eh? Che lui. È o no? Ma giro? O no? Oh. Ma che vuoi? Tu ne la mangia. Questa foto la posso pubblicare? Tu ne hai mai niente. Anche tu non la rompi, coglione, invece mi rompi. Ma tanto ce l'hai. Non è vero. Metti una dall'acqua e non me ne la tira. Io ti tengo su un piatto di platino. No, tu mi tieni nel tuo piatto di coccio. Sì, di coccio. Questo è il magne? Tenere. Non hai scampo. Te lo chiese? Non hai scampo. Non hai scampo. Aia. Guarda, guarda come ride sotto i baffi, quanto è contento. Ride. Mi vedete, mi abbracciavo. Io ma noi altri, il nipotino, quando ce l'avremo mai? Ma quando? Ma quando ce l'hai portato? De coccio. Sì, de coccio. Questo è il magne? Tenere. Non hai scampo. Te lo chiese? Non hai scampo. Non hai scampo. Aia. Guarda, guarda come ride sotto i baffi, quanto è contento. Ride. Vedete, mi abbracciavo. Io ma noi altri, il nipotino, quando ce l'avremo mai? Ma quando? Ma quando ce l'hai portato cose di qui? Nonno. Nonno. Dove te l'ha fatta la foto? Ma detto... Oh no! Nonno! Nonno, ma io te... A me mamma... Dove te l'ha fatta la foto? Vai, vai! Dove te l'ha fatta la foto? Oh, ma da camera a me cazzo! Ma dove do t'ha preso? Eh? Dove t'ha preso la foto? Tu m'ha preso... La foto utopia! Dove te l'ha fatta? Ma tu, da camera a me cazzo! Ma come t'ha preso? Non l'ha fatta lui. Come il coglione m'ha preso? Dici che l'ha fatta! Ma non l'ha fatta lui, non gliel'ha fatta, ma ha detto così io. Ma chi? La sposa! Ma manco l'ho vista io! Allora, eh? Cazzo delle ciliegie! Ma che ha il suo bicchiere! Guarda come ride, è contento di sto scherzo! No, io sono contento! Cioè. È contento di sto scherzo! Stasera ride, è felice! Ma come sgommavi con quel divano, eh? Bello del mondo. Ero io. Bello. Sembravo un attore, guarda. E di lì stai a lavorare, eh. Un attore di che? Quella me l'ha fatta a Foligno. Di fotoromanzi. Un gestore mentre stavo scaricando. Un attore di ma un attore di che? Un attore di che? Un attore di che? Un gestore che sta... Un attore! Sei sordo? Un attore ero io. L'attore ma un attore di che? Di tutto. De che però specialmente? Di fotoromanzi. De che o no? O no, de che? Nonno, de che l'attore? L'attore di che o no? Del coglione! No, 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 ma di sempre sto linguaggio. Levate due borse anche tu, guarda il culo. Ma quando è su, lì è secca. Le mani ti puzzano di pesce? No, io vabbè, adesso, ma se no io quando vengo a cena, che vengo specialmente da laggiù. Questo è da lavare. Vengo a casa, ma la prima cosa lavo le mani. Ma puzzano di pesce? E poi tu lo lavo tanto. Che schifo. Ma lo schifo sei tu. Fa puzzano di pesce. E beh, lasciali fare. Di che puzzo? Meglio che puzzano di pesce che di olio santo. Ma che te l'ha fatto? È frio, che fa? L'ha buttata via una briscola. L'ha buttata via una briscola, ho preso un carico, l'ho buttata via. Il carico non ce l'è. E in campo si vede la coppia, la fatto? Niente! C'è chi tocca di giocare? La capocciata è data! Come hai fatto? Oh! Come ti senti? È ad aspettare! E che aspetta? Tu gioca liscio, io saprò che c'ho delle mani! Carica! No, no, ormai hai giocato! Passa il tuo di brisco! Non ce l'ho, c'ho niente! Oh, la via, per forza!